Cerchiamo di farci spiegare meglio di cosa si tratta da Mario Erbetta. Buongiorno Mario. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno Mario, speriamo di avere sintetizzato correttamente, ma aggiunga se ci sono altri aspetti che invece ci sfuggono. No, certo. Allora, più che altro non sono le ore effettuate nel lockdown ante maggio, cioè, diciamo, in pratica loro che cosa succede con una strategia un po' particolare. Il comune aveva dato la possibilità fino a metà giugno di poter continuare con lo smart working, il lavoro delle maestre. Adesso in questo momento gliel'ha ritirato all'improvviso. Ritirandolo all'improvviso si crea un gap di ore che dovrebbe essere compensato andando ad effettuare un mese di servizio tra luglio e agosto all'interno di questi centri estivi. Ora, il problema quale diventa? Diventa che intanto le maestre, che sono un fulmine a ciel sereno, perché fino a poco tempo fa pensavano di rimanere, di poter fare il loro lavoro come hanno fatto sempre, in questo contesto c'era lo smart working, non mi veniva la parola. No, vabbè, ma guarda. Smart working, comunque il lavoro da casa da effettuare effettivamente fino nel primo periodo di giugno, e poi successivamente rimaneva quel lavoro previsto contrattualmente, cioè un accordo sindacale degli anni 80, in cui per cui le maestre nei mesi di luglio e di agosto preparano in pratica il lavoro per l'anno successivo, e in particolare poi c'è una certa reperibilità nel mese di agosto. Detto questo, il problema è diventato che il comune, facendo il proclama di voler aprire i centri estivi, io parlo sempre di politica di proclami, perché poi di questo si sta parlando, cioè quando si fa sempre il passo più lungo della gamba e poi ci cerca di metterci una pezza una volta che ci si accorge di aver esagerato. E l'esagerazione qual è? Effettivamente di voler aprire in questo momento storico tutti questi centri estivi e non avere la forza economica per poterlo sostenere. E allora si è pensato bene con uno stratagemma di poter precettare, io ho utilizzato questo termine, le maestre, sono circa 120 maestre, in modo da poter compensare e poter dare questo servizio ulteriore. Ora, le immagini, ci sono maestre di 61 anni, come ci sono maestre giovani che hanno i figli, all'improvviso si ritrovano a sconvolgere tutta la loro organizzazione, il menage familiare, senza nessun avviso, anche perché ad oggi una comunicazione formale a loro non è ancora arrivata, è arrivata soltanto la voce dei sindacati, pertanto domani saprano qual è la proposta effettiva. È una cosa un po' particolare come è stato tutto questo periodo. Le chiedo, non so se interfacciandosi proprio con le insegnanti o comunque avendo delle informazioni, durante, perché lei diceva appunto che è stato ritirato dal 15 giugno lo smart working, nel periodo invece in cui loro sono stati smart working, quindi dal momento in cui gli asili in questo caso hanno chiuso a tutto il tempo, insomma pensiamo a fine di maggio, loro comunque avevano continuato a fare tutto il loro lavoro, cioè oppure c'era una parte di orario che magari non so bene quali siano gli accordi, perché sappiamo che poi il mondo pubblico è molto diverso da quello privato, no? Cioè noi sappiamo che nell'azienda privata tu puoi fare 20% di ore smart working, l'80% magari in cassa integrazione, insomma è chiaro che il mondo pubblico è proprio tutto un altro mondo, quindi magari ci aiuti anche a capire questo, perché è diverso. Tutti i dipendenti comunali erano smart working la maggior parte, infatti. E quindi hanno lavorato all'orario pieno. È normale che l'organizzazione, ad esempio parlando con queste maestre, loro mi dicevano che tenevano i contatti con i bambini, davano istruzioni tramite anche dei video e adesso ci sono le tecnologie, il WhatsApp, e dando in qualche modo l'asilo alle famiglie anche per tutti quanti i bisogni. Quindi è un discorso che stava e continuava, perché in questo periodo ad esempio avevo parlato con una maestra che stava organizzando un qualcosa con i genitori proprio in questi giorni, cioè da poter scrittuare sempre online. È normale che non si può, quando si utilizza il problema della diffidenza del comune, sicuramente queste maestre magari non hanno lavorato, per cui li facciamo recuperare delle ore perché secondo noi non hanno fatto, ma l'emergenza ha portato a lavorare in questo modo, effettivamente il lavoro poi è stato fatto, il comune ha tutti i mezzi per poter controllare se o meno. Io le posso dire una cosa, io in questo momento, cioè, c'era un 2% di lavoro pubblico e privato che utilizzava lo smart working. Grazie al coronavirus si è
cambiata la mentalità e si è forzata la mano ad un lavoro che ha portato sia nel pubblico che nel privato ad una maggiore produttività delle dipendenti. Questi sono dati che poi usciranno prossimamente. Quindi io non credo che noi abbiamo sempre la mentalità italiana del furbo che cerca di non lavorare se non è controllato, ma non crede, io da ex dipendente pubblico le garantisco che c'erano tanti dipendenti pubblici, certo, che anche se riscaldavano la sedia. Però Mario, lei citava giustamente, questo lo dico perché anche chi ci ascolta può avere la sua opinione, anzi chiediamo anche che cosa ne pensano gli amici a casa. Lei diceva c'è un accordo sindacale degli anni Ottanta. È vero che questo che è accaduto negli ultimi mesi ha rivoluzionato la nostra vita totalmente, quindi forse effettivamente c'è qualcuno che pensa, ma forse vanno anche rivisti questi accordi, perché a fronte di una necessità che ora arriva, è chiaro che i primi a cui tu pensi che potrebbero in qualche modo sostenere questa attività sono i dipendenti pubblici, prima di pensare anche ad esempio, non so, gli anni passati forse c'erano delle cooperative, adesso io immagino potesse essere così. In questo momento c'è la cooperativa Mille Piedi che ha per 6 plessi su 8. Allora, il problema non è tanto l'emergenza, è la condivisione. Il problema più serio è che quando sono dei problemi bisogna affrontarli tutti quanti e per tempo, non improvvisare. Certo. Qui stiamo parlando di improvvisazione. Quindi è arrivato oggi, cioè ieri sappiamo questa cosa. Arriva dall'alto e giustamente ci c'è da riorganizzare, però dire che qui stiamo parlando sempre di persone, donne che hanno famiglia, che hanno figli e magari anziane, con tutti i timori del caso, perché il problema è un altro. In 10 giorni loro dovrebbero fare la formazione, effettivamente gli faranno o non gli faranno i tamponi alle maestre per poter andare a lavorare, o al limite anche il sierologico, e quando arriveranno i risultati di questi sierologici? È la formazione invece per condurre i bambini, perché anche questa è tutta una situazione in divenire. E allora se si voleva aprire e si aveva contezza di poter aprire, bisognava prepararsi, organizzarsi, discuterne, parlarne con le maestre, perché il problema delle maestre è che non ci parlano mai, ci dicono devi fare così e basta, non stanno a sentire sull'organizzazione, perché noi siamo sul campo, poi loro danno delle istruzioni, ma le istruzioni di per sé potrebbero essere errate se non sentono noi che lavoriamo, come posso dire, proprio sul campo. Assolutamente. Maggiore condivisione. Mario diceva che le maestre sapranno domani di questa proposta, poi noi sentiremo anche il comune, immaginiamo, se volevamo aspettare, perché appunto fin quando non c'è la proposta formale era bene intanto cominciare a mettere il tema. Però diceva che ci si è già confrontati con i sindacati. La risposta dei sindacati è stata unitaria soprattutto? No, a quello che mi risulta no, non è stata unitaria, nel senso, prima di tutto i sindacati sicuramente dovranno stare a sentire i lavoratori e le opinioni dei lavoratori. So che gli RSU interni, alcuni RSU erano favorevoli, alcuni altri nicchiavano e altri aspettano invece l'assemblea che si terrà per poter poi definire la situazione. Qui ritorniamo sul discorso, è un concetto, che è un problema che viene da lontano, le difficoltà del comune a relazionarsi con i dipendenti e con i sindacati, ed è stata una caratteristica delle due ultime giunte Gignassi. I sindacati, un po' sull'onda di Renzi, erano un peso, per cui ci si cercavano sempre di essere bypassati, tanto noi andiamo e facciamo, in qualche modo appunto con una concezione estremamente privatistica, ecco, dell'azienda pubblica. Il problema quale diventa? Che i sindacati ci sono, i lavoratori ci sono e bisogna stare a sentire. E non si possono togliere, quello io parlo di diritti acquisiti, perché se iniziamo a scardinare il concetto del diritto acquisito all'interno del posto di lavoro, arriviamo appunto di poter legittimare qualsiasi cosa e un domani anche a togliere licenziamenti, a autorizzare un licenziamento nel pubblico, magari togliendo l'articolo 18 con l'eventualità della reintegra. Questo io le dico, io sono un giuslavorista, dall'altro lato sono anche un sostenitore dello statuto dei lavoratori, che va adeguato ai tempi sicuramente, ma è stata una grandissima conquista sociale. Queste conquiste sociali vanno mantenute, non si può, ritorno a dire, un'istituzione pubblica andare unilateralmente a modificare questi accordi senza aver sentito la controparte. Questa è la base la base in generale del diritto del lavoro, cioè non si può far finta che non esistano i sindacati, non esistono i lavoratori, e nascondendosi dietro l'emergenza modificare in peggio
delle situazioni e dei diritti dei lavoratori. È lì il discrimine, non è tanto l'importanza o meno di aprire altri centri estivi, che sicuramente c'è, perché io capisco l'esigenza delle mamme che devono andare a lavorare, dei genitori che devono in qualche modo continuare il loro lavoro, hanno bisogno di un posto dove poter far stare i loro figli e in qualche modo poter lavorare anche in sicurezza loro, in qualche certo. modo anche come per quanto riguarda la sicurezza dei loro figli. Però dall'altro lato c'è l'esigenza che in questo momento, o per meglio dire, c'è un'apparenza, un indirizzo comunale che porta a pensare che in qualche modo tutto quello che è di conquistato, di diritto acquisito, possa essere in qualche modo violato, diciamo, chiamiamolo così. Io questo discorso lo faccio, torniamo indietro, perché è importante riesaminare tutto quello che avevo in questi mesi. Le maestre hanno quelle di lungo termine, a termine, quindi le precarie avrebbero avuto un diritto anche morale di poter entrare in comune grazie alla legge Madia, ne avevamo già parlato, e trasformare i loro contratti da 10 anni a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato. Il comune ha manifestato una volontà di non farlo, ma una volontà esplicita facendo che cosa? Facendo un concorso che in qualche modo non riuscirà mai a coprire tutte le persone, ma che non darà la possibilità anche alle stesse persone anziane di poter partecipare agevolmente. Voi lei immagini una persona di 50 anni che deve ritornare a studiare per poter rientrare, per prendere un posto in un concorso, arriva una ventenne fresca di scuola, è più probabile che riesca a passare. Ma questo è il fine del concorso del comune: non vuole più le persone che per loro sono diventate anziane a gestire questa cosa, nonostante che hanno fatto magari 15 anni o 20 anni di precariato. Certo.